veramente tanto da Si vedere. ripete il fascino della tradizione con i festeggiamenti a cicli per la cavalcata di San Giuseppe. Si rinnova l'appuntamento con la fede, la rievocazione della fuga in Egitto di Maria, Gesù e Giuseppe. Tra le basole di via Mormino Penna, sabato alle 18.30, ha avuto inizio la tradizionale sfilata dei cavalli bardati di migliaia di violaciocche, raffiguranti i motivi cristiani e la Sacra Famiglia. Un'arte laboriosa, quella della bardatura, che si tramanda da padre in figlio, tra originalità e fantasia. Simbolo del ritorno della primavera, la celebrazione in onore di San Giuseppe ha visto protagonisti bambini che hanno rappresentato la Sacra Famiglia precedendo il corteo che ha attraversato le diverse parti della città. Tra i vicoli e le strade, i tradizionali farò allestiti per salutare il passaggio della processione. In un tripudio di suoni e colori, tante le novità di quest'anno, come la mostra di manufatti di artigianato locale, Neda Musi. Come novità di quest'anno c'è stato il fatto che siamo partiti il venerdì sera con lo spettacolo appunto di musica popolare, folcloristica, e come inaugurazione della prima fiera mostramercato di qua a Piazza Italia, poi i Dammusi di via San Giuseppe sono state allestite appunto con mostre di artigianato locale e poi stiamo cercando di riportare la festa come agli albori, come la festa come tradizione. Noi siamo giovani San Giuseppari, come si dice, siamo 30, tutti e 30 San Giuseppari che abbiamo la festa nel cuore. Ieri mattina le bardature più belle sono state esposte in piazza per essere ammirate dai turisti.